Ciao a tutti, qui siete su Astroway, io sono Elvio e questo è l'oroscopo evolutivo di novembre 2024. Che cosa si muoverà nel nostro cielo interiore nel mese di novembre? Lo scopriamo subito insieme, dopo la sigla. Ciao e benvenuto o benvenuta di cuore in questo nuovo oroscopo mensile dedicato ai transiti del mese di novembre. La prima cosa che vi voglio dire, ragazzi, è che la location è cambiata nuovamente. Ebbene sì, sono ancora in Sicilia, sto passando da una casa all'altra, ci saranno ancora dei cambi, credo, in arrivo a breve. Quindi abituiamoci a vedere un po' di sfondi diversi video dopo video. Detto questo, ecco che cosa stiamo per vedere. Intanto ti dirò quali segni è importante ascoltare in questo oroscopo. Vedremo brevemente anche che cosa significa oroscopo evolutivo, quindi che cosa lo distingue da un oroscopo tradizionale. Ti darò qualche aggiornamento su di me, sul canale, sui prossimi video e poi passeremo ovviamente a vedere i transiti del mese. Soprattutto quelli principali di Sole, Luna, Mercurio, Venere e così via. Dopodiché inizieremo l'oroscopo diviso per i 12 segni. Ma prima, se questo approccio all'astrologia evolutiva ti piace, ti ricordo che puoi lasciare un like al video, iscriverti al canale e cliccare sulla magica campanella. E detto questo, iniziamo. Iniziamo proprio dalla fatidica questione: quali segni devo ascoltare? Domanda che arriva sempre mese dopo mese. Premesso che, come sempre, ti ricordo che in un oroscopo evolutivo sarebbe importantissimo ascoltare tutto l'oroscopo, perché anche se questo può sembrare un po' strano, ma ogni segno in realtà è presente nel tuo tema natale, anche se magari in misura minore. Quindi per sincronicità, praticamente in ogni segno puoi trovare qualcosa di importante. Però, siccome lo vedo dalle statistiche che non guardate tutto l'oroscopo, diciamo che come minimo il suggerimento è quello di ascoltare il tuo segno di nascita, il segno in cui hai l'ascendente, il segno in cui hai la luna. Dopodiché puoi guardare il tuo tema natale e cercare di guardare dove sono i pianeti principali: Venere, Marte, Saturno e così via. E se vuoi, l'oroscopo è qua a disposizione e puoi ascoltare anche i segni in cui sono quei pianeti. Molto brevemente vediamo anche che cosa distingue questo oroscopo di astrologia evolutiva da un oroscopo classico. Le differenze sono tante, quindi ti rimando agli altri video sul canale, però diciamo che a grandi linee una sostanziale differenza è che l'oroscopo spesso ti parla di quello che ti accadrà, quindi questo mese andrà in questo modo, ti sentirai così e ti accadrà questo. Nell'oroscopo evolutivo invece parliamo di potenzialità, come abbiamo detto tantissime volte, la metafora è quella del treno che passa. Sta passando un treno in cui ci sarà la luna in un certo segno, ci sarà il sole nel segno dello scorpione, poi ci sarà Mercurio e così via. Sono tutti dei treni. Questi treni passano a ottave e a vibrazioni diverse. Quindi dipenderà da te se salire o meno su questi treni e anche in che modo salirci. In pratica, ragazzi, siamo noi gli artefici del nostro destino e l'astrologia ci parla di energie a nostra disposizione. I pianeti sono i colori e i pennelli e noi siamo i pittori che possiamo realizzare l'opera d'arte della nostra vita. Aggiornamenti velocissimi sul canale adesso. Come avete notato, sto pubblicando un pochino meno, però in questo credo che mi potete aiutare, soprattutto suggerendo argomenti per nuovi video. Perché se riesco a capire dove si dirige il vostro interesse, beh, questo, ragazzi, mi può aiutare anche magari a mettere in calendario nuove idee per i nuovi video. Ultimissima cosa, e poi iniziamo con i transiti. Sto dedicando un pochino meno tempo ad Astroway, intanto perché seguo molte persone privatamente nei percorsi, ma soprattutto per gli incontri di gruppo.
che non sono ancora gli incontri di astrologia, poi arriveranno anche quelli, sono incontri di costellazioni familiari. Quindi non so bene quando farò uscire l'oroscopo, però sono abbastanza sicuro che quando uscirà, sarà già di pubblico dominio la notizia che ci sarà un nuovo seminario di costellazioni familiari a Palermo e anche un nuovo seminario di costellazioni a Catania. Quindi per tutte le persone siciliane all'ascolto, vi lascio qua sotto le date e adesso andiamo a vedere quali transiti si muoveranno nel cielo di novembre. Questa volta farò una cosa un po' diversa, ovvero li leggo e darò qualche breve cenno, breve ma importante, sui significati, perché poi cerchiamo di approfondire il significato all'interno di tutti i segni. Quindi partirei proprio ovviamente dal Sole che entra nel segno dello Scorpione. Il significato di questo transito è quello di portare nelle nostre vite più verità, più profondità. Lo scorpione non è un segno superficiale, non è un segno che ama la patina, la maschera che sta sopra le cose, bensì ama andare in profondità. Il sole che entra in questo segno, in scorpione o scorpino, attenzione, è una sorta di incitamento per qualsiasi segno tu sia, in qualsiasi segno tu sia nato. L'invito dell'anima è quello di andare più in profondità, andare più in profondità, cercare di comprendere te stesso, cercare di comprendere gli altri, le dinamiche delle relazioni, ovviamente anche la verità. Scorpione è il segno della verità, il segno che rivela gli inganni, che rivela tutto ciò che non è chiaro. Significa che in questo mese molte situazioni un po' ambigue possono appunto venire a galla e per fare questo sarà molto molto importante esercitare la sacra arte del discernimento. Abbiamo poi la luna, luna nuova nel segno dello Scorpione il 1° novembre alle 12:46, mentre la luna piena sarà in Toro alle 21:28. Io partirei proprio da quest'ultimo transito, il plenilunio, che ha il significato di un compimento, di un ciclo che è iniziato all'incirca a maggio. Quindi ciascuno, anche in questo caso, indipendentemente dal segno di nascita, può andare con la mente a quel momento, il momento in cui c'era la luna nuova in Toro, e provare a vedere quali progetti, dato che il segno del Toro è un segno di terra, pratico, concreto, quali progetti nella loro concretezza, ecco, si stavano mettendo in cantiere, si stavano progettando e così via, e cercare quindi di comprendere a che punto siamo con questo. Mentre la luna nuova in Scorpione del 1° novembre ha un po' un significato diverso. Entriamo in un mondo che è più intangibile, un mondo immaginifico, un mondo fatto di pensieri, fatto anche di inconscio, e indica in qualche modo l'inizio di un viaggio iperuraneo, un viaggio che in cui ci addentriamo nella profondità non solo del nostro inconscio, ma forse anche della nostra anima, del nostro spirito. Dunque un viaggio spirituale, un viaggio di conoscenza di noi stessi, che in questo caso invece avrà il suo culmine proprio a maggio 2025. Quindi questo è un momento ottimo per fare un progetto interiore. Su questo torneremo e ne parleremo sia per il Toro che per lo Scorpione, sia per i segni fissi, ma anche per i segni di terra, per i segni di acqua. Insomma, ci sarà tantissimo da dire e adesso proseguiamo con Mercurio e Venere. Andiamo un po' più spediti fino al 2 Mercurio in Scorpione, quindi ancora una volta profondità, l'immersione nella psiche, conversazioni che non dovrebbero essere superficiali, ma anzi puntare verso il profondo. Mentre invece fino a fine mese Mercurio in Sagittario, quindi una comunicazione che diventa più estroversa, ci si può concedere qualcosa in più, soprattutto ciò che ci siamo tenuti dentro lo possiamo in qualche modo esternare. Poi abbiamo fino all'11 Venere in Sagittario. Quindi è ancora un momento in cui esplorare, fare esperienze nuove nelle relazioni e perché no anche qualche viaggio insieme, qualche scoperta insieme, mentre dall'11 Venere entra in Capricorno, quindi l'enfasi si sposta maggiormente sull'impegno, sulla concretezza. Non significa che le relazioni diventeranno più noiose né niente del genere, bensì che può essere un ottimo momento per iniziare a costruire.
Guardiamo poi anche Marte che fino al 4 novembre rimane nel segno del cancro, quindi continua questa azione che va verso la tenerezza, verso la dolcezza, anche verso la protezione, cercare di proteggere noi stessi ma anche le persone care, avere cura delle persone care. Mentre dal 5 Marte entra in Leone, quindi cambia completamente l'energia, viene portato altro fuoco in questo cielo, quindi c'è più carica. C'è anche più focosità, all'ottava bassa ci può essere qualche scoppio di ego, ci può essere un po' troppo orgoglio, intestardirsi in certe situazioni, ma all'ottava alta ci può essere anche tanto coraggio, tanta generosità, tanta voglia di esprimere la parte migliore di noi stessi e di donarla agli altri. E detto questo, amici e amiche, possiamo iniziare il nostro viaggio proprio dal segno in cui a novembre entrerà il Sole. Sto parlando ovviamente dello scorpione. Per lo scorpione, o per i fedelissimi di Astroway, scorpino, quello di novembre sarà un momento di passaggio veramente, veramente cruciale. Tanto è vero che per preparare bene questo oroscopo ho fatto una cosa che vi suggerirei anche a voi di fare. Cioè sono andato a riascoltarmi l'oroscopo annuale dello Scorpione. Quindi facciamo brevemente un po' di storia, poi potete andare ad ascoltare eventualmente quel video perché ci aiuterà a connetterci a quello che accadrà a novembre 2024. Se guardiamo molto molto indietro nella storia dello Scorpione, ovviamente un primo momento che troviamo è 2012. Momento che segna una fine del mondo metaforica, non è finito il mondo, però in qualche modo ha iniziato a finire un mondo interiore. Ed era il momento in cui Saturno stava proprio entrando nel segno dello scorpione. Finisce un ciclo di vita, ne inizia uno nuovo. Un altro momento di passaggio è stato quello di Urano che entra in quadratura nel 2018 e attenzione perché Urano è ancora nel segno del Toro, però diciamo che ancora per poco, siamo agli sgoccioli. Poi arriviamo al momento in cui Giove entra in quadratura, quindi si va anche a congiungere a Urano. Siamo intorno all'anno scorso, per intenderci, mentre quest'anno a maggio c'è un primo sblocco. Giove esce dalla quadratura, entra nel segno dei gemelli. Mentre accade questo, però, è come se la molla delle energie dello scorpione continuasse a caricarsi. Questa molla non stava ancora permettendo di esprimere tutte le virtù, tutte le capacità, tutte le potenzialità del segno, perché in qualche modo doveva finire un altro ciclo, che è proprio ovviamente il ciclo solare. Il Sole compie un'intera rivoluzione, astrologicamente parlando ovviamente, e torna nel segno dello Scorpione. E questo sì che rappresenta l'opportunità di un nuovo inizio, l'opportunità di un reset. Lo scorpione, ma anche chi ha l'ascendente, la luna in scorpione, uno stellium in scorpione, tutte le persone che hanno questi valori importanti, compreso il sottoscritto che ha l'ascendente in questo segno, dovremmo guardare alla nostra vita e essere molto sinceri, molto onesti mentre ci poniamo la seguente domanda. Che cos'è che sta funzionando? Cos'è che attualmente è in una fase armonica? E cos'è che invece non sta funzionando? Cos'è ormai magari da tempo in una fase disarmonica? E iniziare a guardare a questi secondi aspetti, tutti quegli aspetti disarmonici, e prepararci a lasciarli andare. Hai ascoltato la parte iniziale dell'oroscopo? Io mi auguro di sì, se non l'hai ascoltata vai assolutamente indietro perché quel passaggio è fondamentale. Tutto quello che noi vediamo in un oroscopo evolutivo rappresenta una potenzialità, un'opportunità. Rappresenta cioè un treno che passa e su quel treno lo scorpione potrà eventualmente salire. Quindi questo momento del compleanno, il momento in cui il Sole si ricongiunge a se stesso, astrologicamente lo sappiamo, si chiama il compimento della rivoluzione solare. Questo è un momento molto molto importante, molto molto potente, ma attenzione, non significa che automaticamente ci sarà un rinnovamento. Non significa che autonomamente si chiuderà un ciclo, perché il significato è la chiusura energetica di un ciclo. Poi, in qualche modo, dovrà essere ciascuno
a provare a fare tutte le scelte per lasciare andare il superfluo e per far entrare qualcosa di nuovo nella propria vita. Vediamo anche qualche data, ovviamente al di là del compleanno che sarà diverso per ciascuno, un altro momento di nuovo inizio sarà quello del 1° novembre. Tra l'altro siamo anche in quel momento di rinnovamento che è la festa dei morti, quindi in senso allegorico possiamo pensare anche a parti di noi che ormai possono morire, cioè possono appunto lasciare il posto a qualche parte nuova, a qualche pensiero nuovo, a qualche modo nuovo di vedere le cose. E non a caso parlo di pensieri e aggiungo anche credenze, aggiungo anche convinzioni, perché Mercurio fino al 2 di novembre è proprio nel segno dello Scorpione, quindi c'è anche la possibilità di rinnovare il modo di pensare. E dato che ciò che attiri nella vita dipende anche da quello che pensi, dipende anche dalle tue convinzioni, ecco che c'è una doppia, tripla opportunità di un nuovo inizio, a patto però di lasciare andare qualcosa di vecchio. Poi dal 3 Mercurio entra in Sagittario, questo significa che può essere un ottimo momento per iniziare nuovi studi. Per chi magari non può iniziare proprio un nuovo percorso di studi, può essere semplicemente il momento di iniziare un corso o anche iniziare qualche nuova lettura. Per quanto riguarda Venere, fino all'11 è nel segno del Sagittario. Intanto questo esprime un'apertura, quindi esprime il fatto di dire le cose che si pensano, di non farlo però con, come dire, in modo troppo avventato. Ecco, bisogna sempre cercare di riflettere prima di parlare, ma dato che per lo Scorpione è un transito di seconda casa, potrebbe avere a che fare anche con il valore che percepiamo, soprattutto di noi stessi, di te stesso, di te stessa all'interno delle relazioni. Quindi attenzione a non svalutarti mai in nessun caso. Dopodiché Venere entra in Capricorno, quindi significa dall'11 di novembre c'è la possibilità di costruire qualcosa di più solido e di più stabile. Infine un'occhiata veloce al transito di Marte, che dal 5 novembre abbandonerà un trigono, quindi energie che fluiscono dal segno del Cancro, ed entrerà in quadratura. In qualche modo questa quadratura la possiamo leggere proprio al contrario di come si leggerebbe classicamente, cioè qualcosa che va a dare forza allo Scorpione. La quadratura rappresenta anche un attrito. Pensa all'attrito. L'attrito è quel qualcosa che permette anche ai pneumatici di una macchina, di un veicolo, di fare presa sulla terra, perché se non ci fosse, se fosse completamente liscio, scivolerebbe, quindi non ci sarebbe il movimento. Quindi qualche attrito, a patto di non prenderla troppo sul personale, di non cascare nello scontro, nel conflitto, può essere quel qualcosa che dà la marcia in più al segno dello Scorpione. Molto bene, io mi limito a dire questo per questo mese, ma non posso certo finire questa prima parte senza dire buon compleanno a tutti. E mi raccomando, anche qua sotto nei commenti sentiamoci e sentitevi anche tra di voi per farvi gli auguri di compleanno, perché no? Sarebbe una cosa molto molto bella. Vi ricordo di ascoltare anche il segno in cui avete l'ascendente e la luna e anche altri segni in cui avete pianeti importanti del vostro tema natale, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Uno scenario piuttosto simile a quello che lo Scorpione vivrà a novembre, la Bilancia l'ha vissuto a ottobre. Sì, perché il mese di ottobre, grazie al compleanno, cioè grazie al compimento della rivoluzione solare, è stato il momento in cui c'è stata l'opportunità, di chiudere qualcosa di vecchio e di aprire qualcosa di nuovo. Bisogna però sapere che questo non è mai immediato, quindi non avviene mai in un giorno, in una settimana e solitamente neppure in un mese. Quindi diciamo che in realtà ottobre è un momento di nuovi avvii per la Bilancia, nuovi avvii che trovano linfa proprio nel mese di novembre, un mese in cui il significato, sono andato a controllare quello che avevo scritto nell'oroscopo dell'anno scorso, era: riscopro il mio valore.
Questa dicitura non solo è ancora valida per la bilancia, ma anzi probabilmente è ancora più valida in questo 2024 per una ragione molto semplice. Perché, giusto per dare uno sguardo al passato, sappiamo che intorno a maggio, fine maggio, se ricordo bene era 25-26 maggio, Giove lascia il segno del Toro, un segno che di certo non è nemico, non è in contrasto con la bilancia, però entra in un segno dei gemelli, un segno d'aria che sicuramente porta energie molto più armoniche nel cielo del segno. Alcuni progetti, alcune idee che magari sono da tempo nei pensieri o nel cuore della bilancia, finalmente adesso possono iniziare a compiersi, o meglio, può iniziare il cammino per realizzarli. Ma per arrivare a questo c'è bisogno appunto di riscoprire il proprio valore. Il valore che noi diamo a noi stessi è veramente tutto. Ha a che fare con come ci facciamo trattare dagli altri. Quando ci attribuiamo un basso valore, probabilmente accettiamo anche che gli altri ci riservino un trattamento così così. Questo può valere anche a livello professionale, può valere anche sul lavoro. Quando non abbiamo un grande concetto di noi stessi, potremo anche accettare mansioni che non ci piacciono tanto, potremo accettare compensi, stipendi che non ci piacciono tanto. Questo è sicuramente dunque il momento di riscoprire il proprio valore, che sarebbe comunque una cosa importante, una cosa indispensabile, necessaria, ma per la bilancia diventa una condizio sine qua non per poter lanciare nel sasso, nel grande stagno, perdonatemi, nel grande stagno della progettazione, della vita, del futuro, gettare un nuovo sasso, gettare una nuova idea. Questo sassolino non può essere gettato finché c'è un'autostima che è ancora troppo bassa. Il mese di novembre è quindi il momento d'oro, un momento particolarmente appropriato per innalzare questo livello di idea che si possiede di se stessi. Molto importante a questo proposito un transito di Mercurio in Scorpione che si viene a trovare nella seconda casa della bilancia. Questo dà l'opportunità di sgamare tutte quelle che sono delle false convinzioni che magari la bilancia ha su se stessa. Le false convinzioni sono molto difficili da essere riconosciute, nel senso che mentre le altre persone di solito le vedono, quando noi abbiamo un'idea di noi stessi, quest'idea tende a volte a essere un po' monolitica, un po' difficile da cambiare. Quindi questo può essere proprio il momento di iniziare a mettere in discussione, soprattutto tutte le cose che sono negative, tutte le cose che sono autosvalutanti. E la domanda può essere quindi: ma sono proprio sicuro o sicura di vedermi in questo modo? Sono proprio sicuro o sicura di essere così? Che questa strada tracciata finora sia la strada giusta, e di solito iniziare a mettere in discussione quello che è stato è un primo passo per costruire qualcosa di nuovo. Se poi osserviamo i movimenti di Venere e di Marte, che sappiamo rappresentano anche i due grandi archetipi del femminile e del maschile, troviamo qualcosa di curioso, cioè fino all'11 abbiamo detto Venere sarà in Sagittario, poi entra in quadratura, quindi dall'11 in poi. Invece Marte fino al 4 è nel segno del Cancro e quindi nuovamente in quadratura con la Bilancia. Questo significa che ci sarà una finestra abbastanza speciale, una finestra dal 4 all'11 di novembre che potrebbe essere il momento perfetto per affrontare alcune questioni, per affrontare qualcosa che magari non si è affrontato fino a questo momento, oppure dato che Marte è anche il pianeta dell'azione, per smettere di procrastinare e per iniziare a fare quello che finora non abbiamo fatto. Ma che cosa potrebbe volerci dire questa Venere che entra nel segno del Capricorno? Dal mio punto di vista, dato che il significato più importante è l'impegno, impegno nelle relazioni, affidabilità, serietà nelle relazioni, potrebbe significare che tutte quelle situazioni in cui c'è un po' di ambiguità, in cui le relazioni, i rapporti non sono molto saldi, sono basati sulla superficialità, sono basati su qualcosa che non è stato chiarito, il famoso
ma noi che cosa siamo? E la risposta è boh, o addirittura il discorso viene evitato, eccetera, eccetera. Ok, potrebbe essere un momento anche in cui queste situazioni iniziano un po' a sgretolarsi da sole, o forse il momento di lasciar andare finalmente ciò che è disfunzionale. Detto questo, potete andare ad ascoltare il segno in cui avete la Luna e l'ascendente, i segni in cui avete altri pianeti importanti e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Siamo arrivati al segno della Vergine. Vergine che rispetto ai suoi colleghi Bilancia e Scorpione si trova in un passo un pochino più avanzato del suo ciclo annuale. Questa è un'altra grande differenza del nostro oroscopo che si chiama evolutivo, non a caso, nel senso che ci può guidare nel nostro percorso di evoluzione. Che cosa significa poi guidarci? Significa che le 12 tappe dell'anno, le 12 tappe che vanno da un compleanno all'altro, ci indicano anche, per così dire, 12 missioni, o meglio, 12 grappoli in cui abbiamo un insieme di missioni. Detto questo, ho un messaggio speciale e inaspettato per la Vergine, nel senso che, è già successo in altri oroscopi. Quando inaspettatamente si scarica la batteria della videocamera, e non accade tutte le volte, io, so che non è a caso, potrebbe essere proprio un segnale simbolico che ci indica che anche le pile interiori della Vergine si stanno scaricando. Effettivamente da maggio Giove è entrato in quadratura e questo è andato a sommarsi a un'opposizione di Saturno iniziata a marzo del 2023 che in certi casi ha messo la Vergine in scacco in alcuni ambiti della propria vita o comunque ha fatto emergere, ha fatto venire a galla, ha messo la luce su alcuni ambiti di vita che probabilmente richiedono una revisione, richiedono un rinnovamento. La batteria che si scarica proprio in questo momento, appena sono arrivata alla Vergine, cioè stavo registrando i due segni, Bilancia e Vergine, nello stesso frammento, e finché parlavo della Bilancia tutto era ok. Appena ho pronunciato la parola Vergine, ha iniziato a lampeggiare questa luce, che tra l'altro non la voglio spegnere, quindi se vedete il video che si interrompe a un certo momento, sapete anche che è per quello. E sono anche abbastanza curioso di vedere se riusciamo ad arrivare in fondo o sì, se si interromperà prima. Ma quale può essere il significato? Beh, ragazzi, sarò un po' banale, ma la prima cosa che mi viene in mente è questo: riposarsi, riposarsi, riposarsi. Il cielo di novembre per il segno della Vergine parla dell'importanza di comunicare, l'importanza di esprimere qualcosa che fino a questo momento non era stato espresso. Inoltre parla anche del fatto che siamo nella terza tappa ufficiale dopo il compleanno, quindi dopo l'inizio del nuovo ciclo. Siamo già nel momento in cui, insomma, le idee, i progetti per questo nuovo ciclo dovrebbero iniziare a prendere un po' forma. Quindi una domanda per la Vergine potrebbe essere proprio questa: a che punto siamo? C'è qualcosa che hai lasciato andare? C'è qualcosa a cui stai lavorando e che finalmente inizia già a prendere una sua forma? Vediamo anche un po' di date. Fino al 2 novembre Mercurio è in Scorpione, mentre dal 3 del mese entra in quadratura. Fino all'11 novembre invece Venere sarà in quadratura, mentre invece poi entrerà in un bellissimo aspetto quando cambierà di segno e andrà in Capricorno. Quindi proviamo a riassumere. Ci sarà un momento che è compreso tra il 3 novembre e l'11 di novembre in cui ci sarà una doppia quadratura di Mercurio e di Venere. Questo è un periodo in cui la Vergine potrebbe facilmente intestardirsi su alcune questioni, quindi ad esempio iniziare a pretendere, iniziare ad esigere, volere che le cose siano sistemate, che le cose siano fatte esattamente come le vorrebbe. Ma questo, ahimè, sarà molto difficile, soprattutto in questo arco di tempo, quindi ripeto, dal 3, se non erro, fino all'11, la parola d'ordine è accettazione, che non vuol dire farsi andare bene le cose che non ci piacciono o che non amiamo, semplicemente provare a esprimere il più possibile i propri bisogni, quello che si vorrebbe vedere realizzato, così via, però anche accettare che in certi casi ci sono dei tempi per arrivare a tutto questo.
Dall'11 del mese Venere entra nel segno del Capricorno e questo significa maggiore serietà, maggior impegno nei rapporti. Quindi, chissà, potrebbero arrivare alcuni anelli, potrebbero anche arrivare anelli simbolici, quindi qualche convivenza, qualcuno che va a vivere insieme o per i rapporti che comunque sono già solidi, si potrebbe arrivare a decidere di impegnarsi un po' di più anche in qualche progetto da fare insieme, perché no? In generale, invece, in tutte le situazioni in cui questo tipo di impegno, questo tipo di serietà che richiede il Capricorno non ci fosse, ecco, quel tipo di situazioni potrebbero facilmente essere messe in crisi. E sulla frase "detto questo, proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco", in realtà si è spenta la videocamera perché è finita la batteria. Quindi, se volessimo dare un'interpretazione estemporanea di questo fatto sincronico, potrei dire questo: la Vergine è un po' stanca in questo mese di novembre, si sentirà un po' stanca, però anche se la sensazione sarà quella delle energie che mancano, comunque riuscirà a portare a termine quello che vuole. Le energie ci sono, anche se potrebbe mancare un pezzettino alla fine. Vi ricordo di andare a vedere il segno in cui avete l'ascendente la Luna, altri segni importanti in cui avete pianeti nel vostro tema natale e noi adesso sì, proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Ed eccoci arrivati al segno dello zodiaco abituato ad esprimersi tramite un ruggito. Per guardare quello che accade nel cielo del leone, ho voluto fare un raffronto con il cielo di novembre 2023. Non so perché, ragazzi, forse sono entrato già nella mentalità scorpionica, sarà Mercurio in scorpione, però ho iniziato un po' a essere indagatore, a voler andare indietro, esaminare, e in effetti ho trovato delle differenze abbastanza significative. Bisogna dire che in generale questo periodo dell'anno per il leone non è mai proprio un periodo florido, non è mai proprio uno dei periodi easy. Sono dei periodi, quello di novembre e poi quello di febbraio, in cui emergono alcune cosine da sistemare, diciamo così. Però ci sono delle differenze significative con l'anno scorso. Può essere interessante dunque tornare con la mente e anche con il cuore a novembre 2023, perché nonostante la situazione delle quadrature in cielo fosse praticamente molto simile per quanto riguarda i pianeti più vicini, c'è però una grande differenza. Intanto perché Giove era ancora in quadratura fino all'anno scorso e poi perché anche Marte lo era per il Leone, in quanto l'anno scorso si veniva a trovare proprio nel segno dello Scorpione, mentre quest'anno Marte entrerà dove? Entrerà proprio nel segno del leone e andrà così a chiudere un ciclo. Questo è un passaggio abbastanza importante, quindi partirei proprio da questo. Facciamo una cosa, andiamo a controllare in tempo reale le effemeridi, così vi dirò qual è il momento esatto in cui Marte l'ultima volta è entrato in leone. Ok, l'ho appena trovato e la data è 21 maggio 2023. Tra l'altro, proprio in quei giorni, forse leggermente prima, c'era anche Giove che cambiava di segno ed entrava nel Toro. Questo significa quindi che c'è una sorta di mini ciclo, quindi non i grandi cicli come quelli di Saturno o degli altri pianeti, però diciamo un mini ciclo che è iniziato in quel momento, maggio 2023, e che quindi finirà esattamente il 4 novembre 2024. C'è quindi un nuovo ciclo che sta iniziando e la domanda collegata potrebbe essere, ad esempio, che cos'è che stai rimandando, caro leone o cara leonessa? In realtà potrebbe non riguardare solo le cose che rimandiamo, ma anche semplicemente i progetti, le cose che vogliamo fare. Marte è innanzitutto il pianeta dell'azione, di ciò che facciamo praticamente, concretamente. È anche il pianeta del conflitto, quindi potrebbe significare anche momento per chiudere alcuni conflitti, quindi prova a pensare anche in questo caso se ci sono stati diverbi che sono iniziati quel periodo o che si sono protratti per questo periodo. Che si tratti di quello o che si tratti di qualcosa che vuoi realizzare,
Ecco che è arrivato il momento per iniziare qualcosa di nuovo. Possiamo dire quindi che sì, è un mese caratterizzato da alcune quadrature, però è anche un mese in cui ci sono dei transiti che benedicono questo novembre leonino. Nel senso che, ad esempio, Mercurio entrerà in Sagittario, Venere si trova invece in Sagittario fino all'11 di novembre. Quindi c'è anche uno spirito di scoperta, uno spirito di espansione. Mercurio dà al Leone la capacità di parlare, di esprimersi. Può essere il momento di mandare qualche email, di mandare qualche messaggio, di fare qualche telefonata, di proporsi, di mandare curriculum, insomma, di farsi avanti. E dato che Venere è in Sagittario, potrebbe essere anche il momento di fare nuove conoscenze in ambito relazionale, oppure di comunque aprirsi anche solo a livello di amicizia, oppure di sperimentare qualcosa di nuovo per chi è in coppia, qualcosa che potrebbe riguardare anche un viaggio, dato che il Sagittario con la sua freccia rappresenta tutto ciò che va lontano. Questo invita il Leone a guardare un po' più lontano, che può significare appunto fare un bel viaggio o, in senso più metaforico, spostare i propri interessi, i propri obiettivi un pochino più in là. Infine, in questo tipo di cielo c'è anche una configurazione un po' particolare che potrebbe portare a questo. Potrebbe portare gli altri a dirvi una cosa tipo: ma io non ti riconosco più, oppure ma cosa ti è successo? Ma ti vedo diverso, diversa, hai qualcosa di particolare. Non bisogna stupirsi se accade questo, perché potrebbe esserci una sorta di cambiamento, magari non percepito interiormente, che però gli altri vedono. Quindi ricordiamoci di questo ultimo dettaglio, e poi nel prossimo oroscopo, o anche se per chi ascolterà questo quando saremo già a novembre inoltrato, fatemi sapere qua sotto se questo sta accadendo. Vi ricordo di guardare il segno del vostro ascendente, della vostra luna, importantissimo, ma anche di ascoltare i segni in cui avete pianeti importanti del vostro tema natale, e noi proseguiamo nel nostro viaggio lungo lo zodiaco. E siamo arrivati così al nostro amico granchio. Sì, perché per il Cancro il mese di novembre avrà principalmente due significati. Ovviamente il primo è uscita dalla quadratura, quindi alcune tensioni che si sono manifestate nel mese di ottobre iniziano piano piano, gradualmente, a venire meno. Inoltre significa anche, attenzione, ingresso in energie di acqua. Le acque dello Scorpione sono delle energie particolarmente indicate per il Cancro, a patto però di avere un accorgimento che chiariamo subito. Come abbiamo detto nella intro, infatti, lo Scorpione è il segno della profondità, il segno che non ama stare in superficie, segno che vuole vedere la verità delle cose, segno che vuole comprendere se stesso e anche gli altri. Non a caso è il segno della psicologia. Diciamo che tutto questo quindi invita il Cancro a guardare dentro di sé, a non dare nulla per scontato, anche quando le cose ci sembrano ovvie, anche quando le cose sembrano, beh, ma certo che è così, come potrebbe essere diversamente da così? Ecco, nel momento in cui arrivano questi pensieri, è proprio quello il caso in cui bisogna cercare di metterli un po' in discussione, e questo potrebbe portare il Cancro a fare veramente delle grandi scoperte. Il significato di questo mese ha a che fare con le parole chiave gioco, creatività, piacere. Significa, partendo proprio da quest'ultima parola, chiedersi che rapporto hai con il piacere. Ovviamente anche in generale, se vuoi, caro o cara Cancro, ma più in generale, più nello specifico, volevo dire in questo momento della vita, quanto piacere ti sei concesso o concessa, ad esempio a ottobre. Se la risposta è non troppo, allora te ne puoi concedere un pochino di più. Avevo detto però che le altre due parole chiave sono gioco e creatività. Sì, è proprio il momento di giocare e di essere creativi. Giocare nel senso più ampio possibile. Giocare potrebbe essere fare un gioco di società, giocare ai videogame, giocare insieme agli amici, fare cosplaying, fare qualcosa di divertente, ma anche ovviamente giocare nel senso inglese, cioè play. Ad esempio suonare
proprio così, è il momento di concedersi qualcosa di creativo. Non importa quello che fai nella vita, se lavori in un ufficio, se hai un lavoro in cui è necessario vestirsi di tutto punto, essere seri e così via. Trova un momento per dare sfogo alla tua creatività, anche se non l'hai mai fatto, o se l'hai fatto di rado, o se sono un po' di mesi, anni che non lo fai, perfetto, questo è il momento di tornare a farlo. Mercurio dal 3 novembre entra nella sesta casa del Cancro e questo dà l'opportunità intanto di sistemare alcuni aspetti della propria vita che sono un po' in disordine per quanto riguarda ad esempio le abitudini, la routine, ma soprattutto l'opportunità è quello di farlo un po' in anticipo, perché poi nel mese di dicembre questo potrebbe diventare più impellente come esigenza, cioè potrebbe essere più importante, ecco, doverlo fare, più urgente. Questo transito di Mercurio è come se desse l'opportunità di iniziare a pensarci. Dov'è che c'è un po' di caos nella mia vita e ho bisogno di fare ordine? Dal 2, anzi dal 3 di novembre, si può iniziare questo processo di riordino. Credo che sia poi per il Cancro un momento spiritualmente molto molto importante, perché quando Venere entra in opposizione, e questo accadrà esattamente dall'11 del mese, si ha sempre la possibilità di vedere qualcosa che non vediamo di noi stessi e di farlo attraverso il fatto che ce lo rispecchiano gli altri. Quindi potresti trovarti di fronte a qualcuno che ti mette in difficoltà o che ti dà fastidio o che dice qualcosa che o ti spaventa o comunque, diciamo, in generale fa sì che, quello che fa, che dice e così via, scateni o risvegli in te uno stato di malessere. È molto importante in questo caso cercare di non dare la colpa all'altro, bensì di guardare dentro di te. E la domanda può essere proprio: ma che cosa dice questo di me? Cioè, ad esempio, se questa persona sta manifestando un'idea, un'emozione, un progetto e questa cosa mi fa da trigger, mi fa entrare in reazione, perché mi fa entrare in reazione? Che cosa dice di me? Ecco, questa domanda può essere veramente molto utile e può aiutare tanto il Cancro nel suo processo di comprensione e di scoperta di se stesso. E vi ricordo a questo punto di ascoltare sia il segno in cui avete l'ascendente e la luna, ma anche altri segni importanti del vostro tema natale, dove avete Marte, dove avete Saturno e così via, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Per i Gemelli questa tappa del mese di novembre ha innanzitutto il significato di fare una pausa che avrà lo scopo di guardare alla propria vita, a quante cose stai facendo, a quante cose stanno prendendo la tua attenzione, la tua energia, a quante persone o situazioni stai dedicando la tua attenzione personale e dunque fare le opportune valutazioni. Se osservi infatti il simbolo dello scorpione, noterai che c'è una sorta di freccia nella parte finale, una freccia che tra l'altro anticipa quella del segno successivo, che è esattamente il segno opposto, come sappiamo, ai Gemelli, sto parlando del Sagittario. Questa freccia che parte dallo scorpione, poi proseguirà quindi nel mese prossimo, a dicembre, significa focalizzazione, significa guardare a tutto l'universo di cose che si fanno, di discorsi che si fanno, che si ascoltano, a quante teste si dà la propria attenzione, a quante attività si dà la propria attenzione. Quando ci rendiamo conto che si sta disperdendo energia, iniziare a fare appunto la focalizzazione, cioè chiudere alcune strade e concentrarsi solo sulle strade più importanti. A parte questo, il significato ha a che fare anche con l'organizzazione, con le abitudini, con la routine, quindi può essere un momento per chiedersi come sto mangiando, come mi sto alimentando, come sto dormendo, come sto usando il mio tempo dalla mattina quando mi sveglio alla sera quando vado a letto, e anche in questo caso fare gli opportuni aggiustamenti.
Tra parentesi, questo è anche un momento perfetto per farlo, perché soprattutto per chi ascolterà questo oroscopo nei primissimi giorni in cui uscirà, quindi saremo ancora intorno al 20 di ottobre, credo, poco più, questo significa, ragazzi, che più o meno siamo ancora nella zona del cambio di stagione, poi ci sarà il cambio dell'ora, insomma, tutte delle cose che comunque vanno a favore di un'osservazione della propria vita, di un'osservazione dei ritmi della propria vita per poter sistemare tutto ciò che non è in equilibrio. I transiti nella sesta casa inoltre hanno anche a che vedere con tutto ciò che riguarda la salute, la cura del corpo e così via. Quindi può essere anche un periodo per fare un po' più di attenzione in questo senso e soprattutto per concedersi tutto ciò di cui il corpo ha bisogno. Se il corpo ha bisogno di più attenzione, ad esempio alimentandosi in modo diverso o concedendosi più riposo, allora è quasi indispensabile, mi verrebbe da dire, dargli ciò che sta chiedendo. Anche i gemelli ovviamente risentiranno in un modo abbastanza evidente dei passaggi planetari in Sagittario, quindi in opposizione. Vediamo le date, dal 3 abbiamo Mercurio che entra in opposizione, mentre fino all'11 ci sarà Venere in Sagittario. Questo significa che bisogna porre particolare attenzione proprio in questa fascia di giorni che vanno dal 3 del mese fino all'11. All'11 di novembre e in nessun modo lasciarsi andare a reazioni, in nessun modo vale quello che dicevo per la Vergine, no? Cioè cercare di esigere, cercare di volere, cioè se qualcosa non va cercare di risolverlo subito. Queste sono giornate in cui temporeggiare è la scelta migliore, senza concedere magari agli altri cose insomma che non si reputano giuste, senza venire meno a quelli che sono i propri bisogni e le proprie esigenze, però è fondamentale non impuntarsi in questo periodo. Un'opposizione di Mercurio inoltre può essere sempre un momento veramente prezioso per cambiare i propri punti di vista. Diciamo che dal punto di vista dell'ego esiste solo la ragione, cioè io ho ragione, gli altri sbagliano. Quando il pianeta della comunicazione, il pianeta della mente, dell'intelletto, dell'intelligenza si viene a trovare in opposizione, è come se volesse mostrare l'altra faccia della medaglia. Quindi in questo senso ciascuno potrà almeno fare il tentativo di essere un pochino più aperto. Aperto a che cosa? A mettere in discussione le proprie idee, a riconoscere qualcosa di più di quello che magari sta sostenendo l'altro, perché proprio in queste posizioni apparentemente opposte, apparentemente contrapposte, ci può essere una grande opportunità di crescita. Detto questo, io vi ricordo di andare ad ascoltare anche i segni in cui avete l'ascendente e la luna, i segni in cui avete pianeti importanti nel vostro tema e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Del toro siamo arrivati a quella fatidica tappa del ciclo annuale che è la tappa dell'opposizione. Un mese quindi che può sicuramente rappresentare una sfida, un mese in cui le sfide possono essere tanto più pressanti quanti più pianeti ci sono proprio nel segno del toro. In questo caso infatti se ad esempio in un tema natale abbiamo Mercurio, Venere o anche la Luna in toro, questo si andrà a sommare all'opposizione, quella diciamo standard, con il segno di nascita e quindi farsi sentire in un modo ancora più pressante. Situazione invece piuttosto diversa per chi è nato nel segno del toro ma nel proprio tema natale ha molti valori in acqua, quindi ad esempio nel segno dei pesci, nel segno del cancro, in quanto in questo caso ci saranno risorse che arrivano direttamente dallo scorpione e che saranno in un certo senso più facilmente fruibili. Mi piace ogni tanto fare queste distinzioni, non le possiamo fare sempre perché l'oroscopo sennò diventerebbe infinito, però amo veramente tanto farle perché questo ci dà un'idea di quanto vasta sarebbe l'astrologia e di quanto questo oroscopo che noi facciamo ogni mese ha
innanzitutto un significato ludico, quindi lo facciamo per divertirci, lo facciamo però anche per comprendere un po' meglio noi stessi attraverso quella che è una visione parziale basata sul proprio segno, però bisogna anche sapere che poi c'è il proprio tema natale e il proprio tema natale pesa in realtà tanto su come andrà il mese. Ma a parte questo, che cosa significa opposizione? Ci sono anche dei consigli pratici a cui però arriveremo tra un attimo. Guardiamo prima quello che è il significato più globale. Innanzitutto possiamo dire che questo tipo di passaggio, il passaggio di novembre per il toro, sarà molto legato al tipo di ottava, quindi al tipo di vibrazione con cui verrà vissuto. Quindi è uno di quei casi in cui il proprio libero arbitrio, la volontà di lavorare su se stessi e di affrontare, le sfide farà la differenza. A un'ottava bassa, infatti, può significare rallentamenti, può significare stagnazioni, può significare anche, alcuni no. Ad esempio, avere un progetto e vedere bocciato questo progetto, un'assunzione, ad esempio, che è un processo di assunzione che non arriva dove volevamo, oppure anche nel tema delle relazioni, dato che ci saranno comunque vari transiti nella settima casa, che quindi riguarda proprio le relazioni, i rapporti con gli altri, e anche una quadratura che arriva da Marte. Tuttavia, non bisogna assolutamente pensare che questo sia un mese da buttare via o un mese in qualche modo sfortunato. Al contrario, perché all'ottava alta invece il significato si può praticamente ribaltare. Può essere il momento in cui si vede, si tocca con mano, anche grazie alla profondità delle energie che lo scorpione porta nella vita del toro, è proprio il momento in cui vedere alcune ombre. Vedere alcune ombre significa guardare con grande coraggio dentro se stessi, dentro la propria psiche, dentro il proprio inconscio. In questo senso possono aiutare molto anche i sogni, ad esempio, quindi attenzione ai sogni che si fanno in questo periodo. E quindi andare a vedere alcuni blocchi, perché vedere questi blocchi può essere proprio, come dire, il primo spunto per poi lasciarli andare. Inoltre, proprio come ho appena finito di dire per il segno dei Gemelli, che avrà comunque alcuni transiti in opposizione, quindi in questo caso attenzione anche a chi è nato nel Toro ma l'ascendente in Gemelli, oppure a altri pianeti come Mercurio, Venere in Gemelli, perché si può creare anche questa sorta di doppia opposizione o opposizione combinata, che dire si voglia. Insomma, il concetto è quello di cercare di guardare alle ragioni dell'altro. Cercare di mettersi nei panni dell'altro, perché proprio ciò che non ti soddisfa, proprio ciò che in questo momento magari è un trigger, quindi ti fa reagire, chissà che in quello non ci sia proprio la grande ricchezza, cioè il fatto che l'altra persona, facendoti da specchio, ti mostra in realtà qualcosa di molto importante per te, qualcosa che una volta visto può essere poi anche trasformato. Ma parliamo anche, come dicevo, di consigli pratici, quindi io direi che sicuramente può essere un momento per prendersi una pausa. Per i toro che hanno avuto una fase piuttosto stressante, può essere il momento questo, al posto di insistere, voler incaponirsi, intestardirsi a raggiungere a tutti i costi degli obiettivi o risolvere ciò che in questo momento non sembra possibile risolvere, può essere proprio il momento di dire: no, aspetta, mi prendo una pausa. Perché attenzione, quando ci prendiamo una pausa è come se mettessimo in pausa anche tutti i blocchi che, volenti o nolenti, abbiamo costruito. Quindi, per chi ne ha la possibilità, è il momento per farsi un bel viaggio, è il momento per riposarsi, e chi non ne ha la possibilità, comunque, può essere un momento per evitare tutte quelle attività che comunque comportano un grande stress, incluse comunque tutte le situazioni di conflitto. Può essere il momento, ad esempio, anche semplicemente per ricavarsi quei 10 minuti, 15 minuti ogni giorno per fare una bella meditazione, calmare se stessi, rilassarsi. E sicuramente questo poi aiuterà molto quando arriverà dicembre, quindi passerà all'opposizione e il cielo si colorerà con energie completamente nuove.
Da segnalare come ultimo punto l'ingresso di Venere in un segno che sostiene molto le energie del Toro. Sto parlando ovviamente del Capricorno, altro segno di terra, e questo transito ha il significato di solidificare, di rendere più stabili e più affidabili proprio i rapporti. Quindi significa che, ad esempio, chi sta iniziando una relazione, l'ha iniziata da qualche tempo, da qualche mese, può essere il momento per creare qualcosa di più serio. Per chi invece ha già una relazione, può essere il momento per creare qualcosa di ancora più stabile. Potrebbe essere un progetto insieme, un qualcosa che si fa in comune. Un qualcosa, un investimento, ad esempio, potrebbe essere anche tutto quello che ha a che fare con progetti e idee che durano nel tempo. E detto questo, vi ricordo di ascoltare i segni in cui avete ascendente e luna, ma anche segni in cui avete altri pianeti importanti nel tema natale, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. E arriviamo così all'Ariete, e sono sicuro che tutti gli arieti all'ascolto non vedevano l'ora di sentirmi dire fine dell'opposizione. Ebbene sì, abbiamo visto nell'oroscopo di ottobre quanto ci fossero delle sfide nell'aria, quanto ci fossero delle tensioni, ma avevamo visto anche che comunque tutto questo arrivava per una ragione che ha molto a che fare con il percorso evolutivo dell'Ariete, e in questo senso mi piacerebbe molto avere un feedback, nel senso che ora, quando ascolterete questo oroscopo, quindi presumibilmente tra il 20 e il 30 di ottobre, comunque a fine mese, tutto questo sarà già verso il suo compimento e siamo proprio all'uscita dell'opposizione, quindi molti processi a livello energetico sono già conclusi. Nella realtà certe cose possono avere degli strascichi, però siamo comunque verso la fine. Quindi, prima cosa, mi piacerebbe sapere come sta andando, quali sono le sfide, quali sono le cose che eventualmente hai visto di cui hai preso coscienza di questo periodo. Ma diamo un'occhiata al cielo del mese, perché è un cielo che, anche se siamo a novembre, anche se è dominato dalle energie dello Scorpione, segno che, lo ricordiamo, con l'Ariete ha in comune il governatore Marte, quindi già questo ci dà un indizio. Ma a parte questo, dicevo, è un mese che ha comunque energie di fuoco, intanto perché splende in cielo il Sagittario. Ad esempio, Mercurio sarà in Sagittario dal 3 di novembre, quindi andrà, come dire, a ravvivare ancora di più il fuoco dell'Ariete. Mercurio in Sagittario significa ottimismo, significa fiducia. Significa intraprendenza, significa anche capacità di leadership, se guardiamo quello che può succedere nel lavoro. E dato che Mercurio riguarda comunque le energie mentali, l'intelletto, il pensiero, può significare anche nuove strade, nuovi percorsi, nuove convinzioni, percorsi proprio a livello del modo in cui l'Ariete d'ora in poi può ragionare. Dal nostro modo di ragionare, di pensare, dipende infatti anche il modo in cui vediamo la vita, dipende anche il modo in cui ci rapportiamo agli altri. Avere ad esempio una barriera con gli altri, perché magari mentalmente siamo convinti che non ci dobbiamo fidare, probabilmente farà poi reagire il prossimo di conseguenza nei nostri confronti. Mentre invece avere un atteggiamento aperto produce sicuramente tutt'altro tipo di effetto. Mercurio in Sagittario chiede proprio questo, chiede maggiore fiducia, chiede maggiore apertura. E tra l'altro anche Venere sarà in Sagittario fino all'11 di novembre. È sicuramente un periodo in cui dare fiducia agli altri, a se stessi, è sicuramente un periodo in cui cercare di essere un po' più ottimisti, però bisogna anche fare un po' attenzione a solo un aspetto, cioè il fatto che la fiducia comunque ha bisogno anche di essere ben riposta, perché se un estremo è quello di non fidarsi e questo preclude delle opportunità, esiste anche l'estremo opposto, che è quello di fidarsi di tutti, anche delle persone e delle situazioni sbagliate. Mentre invece lo Scorpione che cosa richiede? Ormai dovremmo saperlo, richiede chiarezza, richiede discernimento, quindi fidarsi sì, però valutando prima il fatto che c'è caso e caso.
Fino al 4 del mese Marte sarà ancora in quadratura nel segno del Cancro. Questo può rappresentare comunque una serie di rallentamenti. Marte è il pianeta del fare, delle azioni, quindi non ci sarebbe da stupirsi se si ha la sensazione di cercare di muoversi e di fare un passo avanti, però poi ti ritrovi due passi indietro. Ma questo finirà quando Marte entrerà in un segno di fuoco, un segno amico come quello del Leone. Avverrà il 5 di novembre. Questo significa quindi che se si cerca di forzare le cose, quindi se c'è qualche ariete che sta cercando di forzare le cose, forse, dimenticavo il dato fondamentale, e mentre cerca di forzare le cose, comunque la realtà gli resiste, cioè rimbalza contro un muro di gomma, può essere invece quello il caso in cui fare un passo indietro e aspettare proprio questa fatidica data del 5 di novembre, quando le cose diventeranno probabilmente un po' più semplici. Venere in quadratura nella decima casa può rappresentare dei significati piuttosto diversi a seconda dell'ottava in cui verrà vissuto questo transito. In generale parliamo di possibilità, opportunità di collaborazioni a livello lavorativo, quindi nuovi soci, nuovi collaboratori, però potrebbe essere anche semplicemente un tipo di contrasto, di incomprensione che nasce ad esempio con un collega o perché no, con un cliente. Si parla comunque dell'ambito lavorativo e per qualcuno potrebbe avere anche un significato un po' più interiore, cioè non si litiga con nessuno, però ci potrebbe essere la domanda, ma sto facendo veramente la cosa giusta, sempre in ambito professionale, quindi questo posto di lavoro, questo lavoro che mi sono scelto o che mi sono ritrovato a fare, è veramente il lavoro giusto per me? Queste sono tutte domande molto molto utili che l'ariete si può porre in questo periodo, perché sono anche domande che lo possono portare verso una soluzione, verso qualcosa di nuovo. Detto questo, adesso ti suggerisco di andare ad ascoltare anche i segni in cui hai la Luna e l'ascendente, ma anche magari un segno in cui hai qualche pianeta importante, tipo Saturno, nel tuo tema natale. E noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. E siamo arrivati così al segno dei pesci, pesci che possono quasi esultare nel mese di novembre. E per capire perché dovremo fare un pochino di storia e tornare indietro nel tempo. Innanzitutto, la tappa di settembre. Per tante persone nate sotto il segno dei pesci, soprattutto per chi aveva magari altri pianeti nel segno dei pesci, nel proprio tema natale, Mercurio, Venere e così via, il mese di settembre può aver rappresentato un periodo di sfida e in realtà, come avevamo visto nei precedenti oroscopi, anche un pochino prima, anche già agosto. Poi però che cosa succede? L'opposizione o comunque questi transiti più sfidanti iniziano a venire meno, questo già a ottobre è accaduto, ma nel mese di novembre ci sono molte, molte energie armoniche. Innanzitutto i transiti di Sole e Luna che si vengono a trovare nella nona, nella terza casa dei pesci, quindi invitano innanzitutto a guardarsi dentro, a cercare di essere profondi, una profondità che comunque si sposa molto bene con il segno dei pesci. Il segno dei pesci è già un segno che ha una sua componente introspettiva e anche una componente, se vogliamo, immaginifica, è un segno capace di immaginazione, capace di connessione con qualcosa di superiore. Lo scorpione dona ancora di più questa capacità. Nella terza e nella nona casa poi ci possono essere nuove scoperte. Può essere il momento anche per scoprire qualcosa di nuovo, per studiare qualcosa di nuovo, per iscriversi a nuovi corsi, per qualcuno proprio iniziare un percorso di studi, anche qualcosa di lungo, qualcosa di duraturo e così via. Abbiamo poi Mercurio che a un certo punto entrerà in quadratura. Quindi significa qualche sfida che riguarda la comprensione, quindi ad esempio ci potrebbero essere dei malintesi, o con gli altri, ma anche con se stessi a volte. Quindi malinteso con se stesso è quando pensavo che una cosa fosse così e poi, oddio, mi accorgo di aver sbagliato, di non aver fatto una valutazione corretta. E
E così come Mercurio fa il passaggio dallo Scorpione al Sagittario, quindi da un segno in cui ci sono energie armoniche, un segno in cui c'è una quadratura, Venere fa invece una sorta di passaggio inverso, quindi si trova in quadratura nel segno del Sagittario. E questo significa che fino all'11 del mese, appunto, proprio le incomprensioni di cui parlavo, potrebbero essere abbastanza, evidenti, e in questi casi non bisogna scoraggiarsi, non bisogna pensare che tutto sia perduto, perché sono in realtà transiti veloci. E questo significa che dall'11, quando poi Venere entrerà nel segno del Capricorno, un segno che ha tanto in comune col segno dei Pesci, ciò che prima non era chiaro può essere chiarito. In generale, comunque, questa tappa ha il significato di cercare di spostare il proprio orizzonte. Questa è un'immagine che abbiamo già usato in altri oroscopi. Immaginati proprio l'orizzonte fisico. Quando tu lo vedi, vedi una montagna, vedi una collina. In realtà, finché non vai su questo crinale, non puoi sapere che cosa c'è al di là. Benissimo, adesso prova a spostare questo concetto dal piano fisico, ad esempio, al piano emotivo. Le mie emozioni arrivano fino a quel punto, ma non ho mai provato altre emozioni. Non ho mai provato, ad esempio, a reagire in modo diverso a certi fatti che accadano. Prova a pensare poi ai pensieri. Quindi io ho sempre pensato fino a quel punto che vedo là all'orizzonte. Cioè il mio orizzonte mentale, il mio orizzonte intellettuale finora è arrivato fino là. È stato condizionato da questo modo di pensare, da questa interpretazione delle cose e così via. Ma adesso invece, nel mese di novembre, la mente può andare oltre. Quindi prova a porti proprio questa domanda: che cosa posso fare per andare oltre? Quali elementi mi aiutano ad andare oltre? E qua ognuno potrà spaziare, trovare le proprie soluzioni. Per qualcuno potrebbe essere chiacchierare con un amico caro, per qualcun altro potrebbe essere contattare una persona cara che magari non sente da tempo. Per qualcun altro ancora, come dicevo, potrebbe essere invece iniziare un periodo di studi, un percorso di nuovi studi. Anche in un modo personale, non per forza iscrivendosi a una scuola, a un'università, anche se questa possibilità c'è, ma anche semplicemente leggendo. Insomma, chiediti cosa posso fare per andare oltre. Il significato di questo mese è proprio questo, ha a che fare con la parola oltre. E quindi sta a ognuno di voi trovare il modo per farlo. Vi auguro ovviamente di trovare le strade più idonee per riuscirci. Vi invito ad andare a ascoltare i segni in cui avete la luna e l'ascendente, ma anche altri segni importanti del vostro tema, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Se il nostro oroscopo fosse il quadrante di un orologio, saremmo alle 9 di sera, all'ultimo quarto, quindi in una zona finale in cui ci avviamo verso la conclusione. Lo facciamo appunto iniziando con il segno dell'acquario. Acquario che a novembre si trova ad affrontare una tappa che non è delle più semplici. Diciamo che i segni fissi sono quelli messi un po' più in crisi da questa tappa. Lo scorpione perché forse non ha dei transiti contro, ma quantomeno diciamo ha la responsabilità di un nuovo inizio. Il leone perché pur avendo Marte nel segno si trova comunque ad affrontare delle quadrature, e poi ovviamente il toro che vive l'opposizione e l'acquario che vive la seconda quadratura dell'anno. Questa seconda quadratura è piuttosto diversa rispetto all'altra. Per intenderci, l'altra è quella che abbiamo esaminato nel mese di maggio. Era un momento di passaggio, un momento in cui l'acquario arrivava tra l'altro da un periodo piuttosto denso, con una serie di transiti che di certo non l'avevano favorito, o che comunque l'avevano messo un po' in scacco, che avevano fatto emergere, avevano fatto venire a galla alcune sfide. In questo momento la quadratura però ha una funzione completamente diversa. Siamo al rush finale. È come se fosse l'ultimo sprint prima del traguardo. Il traguardo che cos'è? È quel momento in cui il Sole, e questo avverrà ormai nel 2025, si ricongiungerà a se stesso. Il momento in cui inizierà
un nuovo ciclo per l'acquario. Ma per arrivare preparati a quel momento c'è bisogno di guardare alla propria vita e di iniziare a, da un lato, sistemare alcune cose e lasciare andare alcune persone, situazioni, atteggiamenti non più funzionali, ma dall'altro iniziare già da adesso a fare un po' di progettazione. Che cosa vuoi costruire nel futuro, caro o cara acquario? Questo è già il momento di farlo e il mese di novembre può essere proprio la tappa per iniziare questo processo, un processo in cui, grazie alla chiarezza e alla profondità che porta lo Scorpione con i suoi transiti, non solo con il Sole, ma anche con la Luna nuova, con Mercurio, è il momento appunto di chiarirsi le idee. Luna nuova in Scorpione, 1° novembre, arriva in un momento importante, in una festa, quella del 1° novembre, che rappresenta già di per sé il fatto che qualcosa muore e qualcosa nasce. La Luna nuova, a maggior ragione, ha questo significato, significato di rinascita, significato di nuovi progetti. E allora l'idea è proprio quella che l'acquario non dovrebbe farsi influenzare da quello che questa quadratura rappresenta. Dunque, se vuoi iniziare qualcosa di nuovo, inizialo, a dispetto di quello che vedi, anche se le circostanze non sembrano, diciamo, le più favorevoli, a volte sono proprio queste circostanze da cui nascono le situazioni migliori. Insomma, un po' come diceva De André, che diceva dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. Luna piena in Toro, 15 novembre. Qua il ragionamento è simile ma all'opposto, cioè può essere un momento in cui raccogliere qualcosa che magari si è seminato a maggio, nel momento in cui c'era stata la Luna nuova in Toro, e bisogna farsi forza e credere fino in fondo che questo raccolto si può fare. Ancora una volta, anche se le circostanze sembrerebbero dire il contrario. Nel periodo che va dal 3 all'11 novembre ci saranno molto probabilmente degli aiuti. Mercurio entra in Sagittario, quindi in un aspetto armonico, mentre fino all'11 Venere è sempre nel segno del Sagittario. Dunque possiamo dire che in questa fascia potrebbero arrivare anche aiuti dall'esterno, o potrebbe essere il momento di chiedere aiuto all'esterno. Quindi in questo senso l'idea è quella di non voler fare da soli, di non voler risolvere tutto da soli. Ma il messaggio più importante, quello più profondo di questo mese per l'acquario, è proprio quello di cercare di non perdersi, non farsi confondere da eventuali complessità che potrebbero presentarsi, perché queste sono comunque momentanee e in ogni caso sono piuttosto piccole nei confronti del grande obiettivo che l'acquario si pone, cioè arrivare appunto all'appuntamento col proprio compleanno, intorno quindi a fine gennaio, a febbraio e così via, arrivarci preparato o preparata, con le idee chiare su cosa si vuole costruire in futuro, un futuro da costruire anche perché Plutone è entrato nel segno e quindi nei prossimi anni l'acquario potrà vivere una vera e propria rinascita, una rinascita che però va progettata fin da adesso. Vi ricordo quindi di ascoltare il segno in cui avete l'ascendente la Luna, se avete altri segni importanti sicuramente li avete nel vostro tema natale, ascoltare anche quelli, e noi proseguiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco. Siamo arrivati così al penultimo segno di questo oroscopo. Sto parlando ovviamente del Capricorno. Il Capricorno attendeva in un certo senso questa tappa di novembre, l'attendeva da alcuni mesi, perché lo Scorpione, segno di profondità, segno che guarda al di là dell'apparenza delle cose, segno che non ama molto la superficialità, ama appunto immergersi dentro la realtà, dentro l'animo umano, nell'inconscio, nelle cose che a volte non sono chiare, nei rapporti, nelle relazioni. Insomma, con tutto questo il Capricorno ci va letteralmente a nozze.
Proprio come la capra che corre verso l'acqua dell'abbeveratoio, il capricorno corre verso le acque dello scorpione. Sono energie veramente armoniche, anche se a volte complesse sicuramente, perché richiedono, come dicevo, di guardarsi dentro, anche con estrema onestà, richiedono di cercare la verità. Non dentro gli altri, ovviamente, ma dentro se stessi. Però, appunto, tutto questo è compatibile con il Capricorno e soprattutto è compatibile con quello che il Capricorno desidera e ha bisogno di costruire in questo periodo. Sì, perché il periodo del compleanno non è poi così lontano, mancano un paio di mesi e il momento del compleanno rappresenta sempre il momento di un nuovo inizio. Nuove idee, nuovi progetti, anche nuovi ideali di vita, nuovi valori in cui credere. E tutto questo però significa anche lasciarsi alle spalle qualcosa, lasciare andare qualcosa che non è più necessario. In qualche modo il Capricorno negli ultimi mesi, ma forse anche negli ultimi anni, si è caricato di tante energie, di tanti pesi. Sono tanti i pesi che gravano sulle sue spalle e arriva finalmente il momento di lasciarli andare. Probabilmente questo momento sarà un po' più avanti nell'anno e poi comunque bisognerà aspettare anche il 2025 per scrollarseli di dosso del tutto, però questo mese dello scorpione è un mese fondamentale per iniziare ad avere le basi, le fondamenta psicologiche, per poi appunto lasciare andare ciò che c'è da lasciare andare. Ci sono poi tutta una serie di transiti nell'undicesima e nella dodicesima casa del Capricorno. Molto molto importanti i rapporti con gli altri, quindi molto molto importanti i rapporti di amicizia, recuperare anche vecchie amicizie, perché no? E soprattutto coltivare la propria parte spirituale. Intanto appunto perché questi transiti sono in un settore che è fortemente connotato spiritualmente, ma poi perché sono energie scorpioniche, che come abbiamo detto fin dall'inizio, sono energie che guardano, o meglio chiedono, di guardare nel profondo dentro se stessi. Potrebbe essere anche un momento per iniziare un percorso trasformativo, un percorso di conoscenza di sé, un percorso in cui fare qualche balzo in avanti a livello di coscienza. L'11 novembre Venere entra in Capricorno e questo, come abbiamo visto, significa fare di tutto per rendere le relazioni della nostra vita più serie, più stabili, più affidabili. Per chi magari sta vivendo nuovi rapporti, nuove relazioni, significa cercare di far fare un balzo in avanti, innalzare la vibrazione di queste relazioni. Per chi invece sta già vivendo una relazione storica, per chi la vive da tanti anni, può essere il momento per impegnarsi con il proprio partner in un nuovo progetto. Ma per il Capricorno c'è anche un significato unico e speciale, un significato che non riguarda nessun altro segno dello zodiaco, che è quello di nuovo inizio. Quando Venere arriva, o meglio ritorna nel segno del Capricorno, chiede un nuovo inizio, che si può vedere sicuramente come possibilità di iniziare qualche nuova relazione, anche a livello di amicizia, perché no? Ma dato che, come dire, Venere ha già fatto tanti passaggi nella vita del Capricorno a questo punto, la vera richiesta è quella di innalzare le relazioni e portarle a un livello più alto. E dato che siamo nel segno dello Scorpione, se mettiamo tutto insieme, la domanda potrebbe essere proprio questa, una domanda molto molto bella, molto profonda. Qual è la verità che si cela dietro ogni relazione della mia vita? Come dire, io ho conosciuto te, ho conosciuto altre persone, con queste persone mi sento vicino, a volte mi sento lontano, ok, ma che cosa c'è dietro l'apparenza? Anzi, cosa c'è oltre l'apparenza? Qual è la vera ragione per cui ci siamo incontrati? Quello di novembre per il Capricorno può essere proprio il mese per trovare una risposta a tutte queste domande. Detto questo, vi suggerisco di andare ad ascoltare il segno in cui avete la Luna e l'ascendente, gli altri segni in cui avete pianeti importanti nel vostro tema natale, come Marte, come Saturno e così via. E noi concludiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco.
E così siamo arrivati al segno che conclude questo oroscopo. Ormai l'avrete capito, sto parlando del Sagittario. Se dovessi trovare un motto, una frase rappresentativa per i transiti di novembre, per il segno del Sagittario, sarebbe sicuramente qualcosa tipo la pausa o forse il ritiro prima del debutto. Ma che cos'è questo debutto? Ovviamente mi sto riferendo al momento del compleanno che sta per arrivare, o meglio che piano piano si sta avvicinando. E bisogna fare molta attenzione a non pensare che il compleanno sia una sorta di momento magico in cui le cose accadono da sole. Sicuramente è un momento molto bello, in quanto festeggiamo, in quanto può essere l'occasione per risentire vecchi amici, persone che ci vogliono bene, e così via. Però attenzione, da un punto di vista energetico, da un punto di vista di progetto di vita, non è il momento in cui le cose accadono da sole, è il momento in cui, come dire, arriva una nuova opportunità. Un'opportunità che arriva nel potenziale, ok? Qualcosa che, come dire, è lì, è un treno, è un pullman, un aereo che passa e starà poi al Sagittario iniziare a fare tutto quello che serve per salirci sopra e per iniziare questo nuovo viaggio. Dal 3 di novembre Mercurio abbandonerà lo Scorpione ed entrerà in Sagittario. Questo significa che questo nuovo inizio di cui stavo parlando in qualche modo sarà anticipato, cioè già da questa data ci sarà la possibilità di sperimentare nuovi modi di pensare, nuovi modi di guardare alla vita e forse, perché no, potrebbero arrivare anche alcune notizie dal mondo esterno. Ma nel segno non ci sarà solo Mercurio, bensì anche Venere, però attenzione, non tutto il mese, solo fino all'11 di novembre. Venere nel segno per il Sagittario significa possibilità di nuovi inizi nelle relazioni. Questa possibilità, diciamo che è già iniziata, infatti ne avevamo parlato nell'ultimo oroscopo, e continuerà come minimo fino a questa data dell'11. Ma che cosa significa nuovi inizi? Li possiamo sempre pensare in due modi, nuovi inizi nel senso letterale, quindi nuovi rapporti che nascono per qualcuno, oppure vecchi rapporti che però passano a un'ottava più alta. Quale può essere allora una domanda veramente utile che il Sagittario potrebbe porsi in un caso come questo? Non credo che ci sia una sola domanda, in realtà si tratta di una serie di domande che hanno a che fare con la relazione con l'altro. Ad esempio, che cosa ho cercato finora nei rapporti? Che cosa ho trovato? Quindi che differenza c'è stata finora tra le mie aspettative e quello che poi ho realmente vissuto? E soprattutto queste aspettative che avevo erano sensate? Cioè era veramente quello che cercavo? O forse a volte mi sono meravigliato, mi sono meravigliata. Gli altri col loro comportamento hanno fatto qualcosa che non mi aspettavo e in questo qualcosa che non mi aspettavo magari c'era il sale della vita, c'era qualcosa che a volte mi ha deluso, ma anche qualcosa che mi ha sorpreso in modo positivo. Insomma, comunque siano andate le cose, diciamo che questo passaggio di Venere è una sorta di invito, di esortazione ad andare oltre e a cercare di costruire qualcosa di nuovo nelle relazioni. Relazioni che appunto vibrino a un'ottava, a una vibrazione più alta. E poi abbiamo un passaggio importantissimo che è quello di Marte, che il 5 di novembre abbandonerà il segno del Cancro ed entrerà in un altro segno di fuoco, nel Leone, e questo darà un'energia totalmente nuova al Sagittario. Il Sagittario è già naturalmente un segno predisposto a scoprire cose nuove, a iniziare nuovi percorsi di conoscenza, di studio, a viaggiare, a muoversi, spostarsi e con Marte che entra nella nuova casa, tutto questo è assolutamente potenziato.
Qualcuno si potrebbe quindi togliere la bellissima soddisfazione di iniziare quel percorso di studi che magari aspettava di iniziare, da tempo. Qualcun altro invece potrebbe togliersi la soddisfazione di fare quel viaggio o di progettare comunque quel viaggio che magari da tanto tempo aspettava di fare. È un passaggio che in ogni caso porterà un'energia veramente esplosiva nella vita del Sagittario e questo forse è l'unico accorgimento. Bisogna stare attenti a non essere troppo avventati, a non fare scelte che non siano ponderate, fare scelte senza magari averci riflettuto un pochino su. Ma a parte questo, dopo che sulle cose ci abbiamo pensato, dopo che sentiamo che le cose sono giuste per noi, dopo che sentiamo che possiamo fidarci, Marte nel Leone dà sicuramente al Sagittario la possibilità di lanciarsi. E detto questo, io suggerisco a tutte le persone nate sotto il segno in Sagittario o con l'ascendente in Sagittario di tornare tra un mese, molto importante perché il prossimo oroscopo sarà uno dei più importanti di tutto l'anno per voi. E per adesso potete andare ad ascoltare il segno in cui avete la Luna, quello in cui avete l'ascendente, quello in cui avete altri pianeti importanti del vostro tema natale e noi concludiamo il nostro viaggio lungo lo zodiaco con alcune considerazioni finali che varranno per tutti i segni. Sulle considerazioni finali, ragazzi, potrei praticamente girare un altro video e parlare per un'ora. No, ovviamente non lo faremo. Quindi scelgo fra le tante cose che avevo pensato di dire una cosa. Cioè, tanti di voi continuano nei commenti a fare la seguente domanda: quando finirà questo periodo? Allora, premesso che ho in mente di fare un video proprio dedicato a questa domanda, però intanto iniziamo a introdurre un pochino l'argomento, ok? Dal punto di vista, diciamo così, dell'astrologia classica, questa domanda potrebbe ancora avere un senso, perché come ormai abbiamo visto e come tanti di voi sanno, l'astrologia classica, si basa sul fatto che quando arriva un transito, ecco che nella nostra vita accade qualcosa. Ma l'astrologia evolutiva, come abbiamo detto ormai decine e centinaia di volte, non segue questo principio. Io non seguo assolutamente questo principio, bensì seguo l'idea che ciascuno di noi è artefice del nostro destino, del nostro, del proprio destino. Ma quindi qual è la risposta a questa domanda? Beh, diciamo che in realtà è proprio la domanda in sé a non avere molto senso, perché se veramente semplicemente i transiti ci dicessero quando un periodo finisce, questo sarebbe terribile, perché significherebbe che tu non hai nessun potere decisionale, che tu non puoi scegliere nulla, che le cose accadono e devi solo metterti lì, no, braccia conserte, ad aspettare, non lo so, che Giove passi o che Saturno se ne vada o cose del genere. Invece no, ragazzi, noi partiamo dal presupposto che possiamo cambiare e trasformare la nostra vita. Come? Beh, ovviamente attraverso un percorso di crescita, attraverso la meditazione, attraverso delle tecniche specifiche che ci permettono di comprendere noi stessi. E se volete approfondire tutto questo, c'è il mio primo canale che si chiama Elvio Rocchi, in cui trovate ormai tantissimi video, più di 100 video che sono dedicati proprio a esplorare questi argomenti e anche a darvi tantissimi strumenti per poter lavorare in modo autonomo su voi stessi. Alla fine un piccolissimo chiarimento anche per tutti quelli che mi chiedono: ma quando riaprirà il calendario del tema Natale? Allora, in realtà ho in mente di aprirlo a breve e di prendere un certo numero di prenotazioni. Quindi, se lo trovate aperto, significa che potete comunque prenotare il tema Natale, la rivoluzione solare e così via. Ma se lo trovate chiuso, non bisogna in realtà aspettare che riapra, bisogna semplicemente mandarmi un messaggio, io vi metto in lista d'attesa e quando siamo pronti partiamo con la lettura del vostro tema. Molto bene, e con questo ragazzi era proprio tutto, tutto, tutto. Io vi ringrazio di cuore di essere stati qua. L'oroscopo è sempre un momento un po' impegnativo perché è un video molto lungo, è un video in cui si dicono tantissime cose, ma è anche un bellissimo momento da passare insieme. Anzi, già non vedo l'ora in cui
sarà il giorno della premiere in cui ci vedremo e chatteremo insieme. Non vedo l'ora. Vi ringrazio di essere stati qua. Se il video vi è piaciuto, potete lasciare il solito pollicione, iscrivervi al canale, cliccare sulla mitica campanella. Io sono Elvio e mando a tutti voi un grande, grandissimo abbraccio, pieno di spiragli di luce. Eh sì, buonasera. Volevo prenotare un tavolo per uno per questa sera. Ok, però sono all'esterno. Non c'è freddo, vero? No. No, è asciutta. Ok, va bene. Alle 9:30 può andare? Ok, cognome? Rocchi. A Ok, va bene. dopo, grazie. Ciao, madonna. Solo in veranda. Oh, mangeremo in veranda. Ma questa mosca, da dove è venuta fuori? Sì!